governo ha così fatica a prendere delle decisioni per quel che riguarda anche i comportamenti del Natale, perché questo comporterebbe un'ammissione degli errori fatti che ancora nessuno ha avuto il coraggio di fare. Ma non so se ci sia uno scopo, semplicemente non sono capaci. La tergiversazione della politica c'è stata anche in altri paesi, ma credo che nessuno abbia raggiunto il livello che ha raggiunto in Italia, sia nella prima che nella seconda ondata. Il problema è che la tergiversazione, secondo almeno gli studi che ho effettuato io, che usciranno fra poco, ha un costo umano che non voglio quantificare esattamente adesso perché siamo in una trasmissione TV, ma è nell'ordine di grandezza delle decine di migliaia di morti. Anche in termini di punti di PIL, la tergiversazione della politica ci è costata almeno 2 o 3 punti di PIL. Okay. Perché ci sia, io non lo so, vedo che alla fine questi politici si preoccupano dei loro equilibri interni e non hanno nessun rispetto del diritto dei cittadini di sentire da loro delle regole chiare enunciate con sufficiente anticipo, come è successo in Germania. Non sono capaci, certo. Non credo che ci sia una strategia. La loro visione delle cose è completamente interna al palazzo e di noi non sembra importargli molto. Allora, tra poco voglio...